Poi ha iniziato con un prosecco. Ma cosa dagli da bere? L'ha lasciato lì metà. Il prosecco comunque ha un po' importante. Ma ragazzi, siamo live, dobbiamo dare un buon esempio. Dobbiamo dare un buon esempio. Amici, riparte così il canale dopo qualche settimana di pausa. Come forse avrete capito dai miei social, c'è stato qualcosa che è arrivato in mezzo a cambiare gli equilibri. Equilibri che si ristabiliscono nella maniera più giusta grazie agli amici Secoli Morti. Ben arrivati. Grazie. Ciao. Allora, super felice di avervi qua per un sacco di motivi. A, perché siete una band interessantissima. B, perché ci sono tante cose di cui parlare. C, perché la vostra storia, secondo me, è super interessante. Prima di arrivare all'ultimo disco, bisogna, come al solito, come in tutte le interviste, fare il classico passo indietro. Quindi proviamo, visto che è la prima volta che ci vediamo in questa sede, a raccontare i Secoli Morti. Quando nasce il progetto, quanti anni comincia ad avere adesso questa band? Dunque, abbiamo cominciato nel 2015. 15, sì. Cioè, questi Secoli Morti. 2000, sì. Sì. Abbiamo iniziato io e lui. Cioè, il progetto è nato praticamente quando lui ha cominciato a suonare la batteria. Poi abbiamo iniziato a suonare insieme, abbiamo trovato un terzo componente, che era Claudio. Abbiamo iniziato a fare qualche concerto e da lì sempre più prospettive per il futuro. Poi è arrivato questo Walter. Che ha un bel peso specifico, secondo me, nell'economia. Per chi ancora non avesse capito, perché forse la somiglianza c'è ma non si vede, c'è un rapporto padre-figlio, ovviamente, qua. Un rapporto che è importante e che nell'economia di quella che è stata la tua esperienza come punk rocker, amante della musica, eccetera, eccetera, come stai vivendo il passaggio da parte sua in questo mondo e l'inserimento, cioè i primi anni proprio della band, quando voi avete detto, ok, suoniamo insieme. Lui avrebbe potuto suonare qualsiasi altra cosa, io avrebbe potuto suonare qualsiasi genere, eccetera, invece avete deciso di fare questa cosa insieme. Come mai e dove vedi la differenza rispetto a quando avevi iniziato tu? Beh, allora, innanzitutto di fare questo genere è partito da me perché ascoltavo questo genere. Però quindi diciamo che in posizione non si è fatto pregare più di tanto. Anzi, no, all'inizio facevamo hard rock, facevamo delle cover CDC, beh, facevamo anche Ramones, più sul punk rock, poi io volevo fare l'hardcore. E allora, ma la differenza credo proprio stia nel fatto dell'età e del contesto dove abbiamo iniziato. Cioè io ho iniziato con gli amici ed ero già più grandicello, avevo più o meno la sua età, mentre invece lui ha iniziato in casa con la famiglia. Certo. Quindi, e questo che... secondo te, secondo voi in generale, nella polizia del punk, quanto può influire il fatto di arrivare al punk hardcore da un contesto familiare? È abbastanza strano, perché forse almeno noi tre tendenzialmente questa cosa non ce l'abbiamo avuta, anzi forse era proprio una reazione l'innamorarsi del punk verso quello che era il contesto che la società un po' ci imponeva. Sì, allora, forse queste cose è più bravo a spiegarle lui, la polizia del punk. La polizia del punk. La polizia del punk, come vede la band del papà col bambino. Allora, sì. All'inizio secondo me la vedeva esattamente così, ossia come la band del papà con il bambino. Sì. Che poi fa pure i fenomeni nei talent, eccetera. Esatto, esatto. Questo perché probabilmente la sua esperienza, la loro esperienza Italia's Got Talent ha un po' appunto contribuito a far dare magari all'esterno l'immagine di cui parlavi tu. Esatto. Che non vuole essere uno stereotipo nella società italiana, ma è stereotipata nel contesto. Quindi inizialmente, secondo me, un po' la polizia del punk inizialmente un po' aveva questa direzione qua da seguire, ma io ti dico la verità, però non l'ho mai avvertito, a parte, vabbè, ovviamente nessuno è venuto mai a dire niente. Ma poi, cioè, quando eravamo in quella trasmissione, appunto, vedevi i personaggi più assurdi che mai avresti detto guardassero un talent show, arrivavano lì, sapevano tutto. E no, perché quello là faceva così, e davano ovviamente supporto a lui. Cioè, diciamo questo, per fortuna comunque anche all'esterno c'è stata abbastanza intelligenza nel comprendere che quella comunque è stata un'esperienza per lui. Quindi no, penso che tu lo possa confermare. Anche perché adesso magari il talent rispetto a 10 anni fa
è visto in maniera diversa, cioè è per certi prodotti discografici un passaggio obbligato per determinati talenti preesistenti, perché ecco, forse la grossa differenza è che adesso ai talent ci vanno quelli che il mestiere già un po' lo masticano. Allora, sì, vabbè, poi forse è meglio che parli tu, visto che ci sei stato. Io non ho una grandissima considerazione, ti dico la verità. Dei... Forse la considerazione per noi della vecchia scuola è cambiata poco, però forse è cambiata la modalità della percezione. Cioè, prima tu arrivavi che eri un signor nessuno, di colpo diventi l'ospite VIP in discoteca e poi torni a zero. Invece mi sembra che adesso, quando intravedo dei talent, ci vada della gente che però è già formata. Cioè già gente magari che anche noi magari abbiamo visto nei locali suonare per 10-15 anni, che poi passano dal talent per tentare una cosa diversa. Sì. Quindi forse, nonostante la stima resti quella lì, è un po' meno demonizzata e un po' meno dalle stelle alle stalle, cioè ci arrivi forse un po' più preparato. Tu che hai un'altra età, Edo, come la vedi questa cosa del talent? Come una possibilità? Come una roba fastidiosa? Ma come, cioè, dipende da persona. Se uno va lì per il talent, per finire in televisione, quello lì è lo scopo a cui vuole arrivare. Se invece è più un vado lì giusto per, un po' come è stato il nostro caso, ti diverti e basta. Condividi una storia. Sì. Condividi una storia. Poi io sono, alla fine sono dell'idea che ognuno fa quello che vuole. Se uno vuole andare lì perché vuole far successo così, fa bene a farlo. Cioè, noi non è il nostro concetto, però non perché c'è qualcosa di sbagliato, semplicemente perché... No, ma è chiaro. Però ecco, era un punto di partenza dal quale ovviamente dovevamo passare, non potevamo fare finta di niente. Dal talent, ovviamente, quindi si sposta un po' quello che è anche la vostra proposta. Abbandonate il concetto della cover, cominciate fortemente, grazie, per colpa sua. Sì, colpa sua, sì. Per colpa sua, totalmente, a spostarvi verso punk hardcore. Punk hardcore che adesso tu hai già, secondo me, esaurito le tue parole. Adesso vorrei parlare un po' di con Edo. Qual è stato il tuo approccio invece al punk hardcore? Quali sono stati i primi dischi che ti hanno svegliato qualcosa, che ti hanno detto questa è una cosa che può piacermi e che può funzionare? Innanzitutto lui mi ha cioè, indirizzato, non con l'obbligo, con qualsiasi altra cosa specifica. Cioè, mi ha indirizzato verso quello. Poi il primo album forse che ho ascoltato è forse Smash. Ok, Offspring. Sì. Poi vabbè, mi sono aperto agli altri album degli Offspring e Galeotta furono gli Offspring, no? Sì, sì, esatto. Proprio che ha un po' cambiato le cose. Di questi dei vari batteristi nella loro storia, qual è quello che ti piace di più? Questo che c'è adesso. Ah, okay. Quello più giovane. Ok, quello più giovane. Vabbè, questa è la formazione professionale. Guardi sempre quelli più giovani. Quindi Offspring, la band che ha portato un pochino il suono. Mentre dal punto di vista dei testi, poi ragazzi, ovviamente torno da voi. Il punk hardcore, secondo te, cos'è che rispetto ad altri generi può dare, può raccontare? Cioè, il punk hardcore, secondo te, può parlare ai ragazzi della tua età e in che modo può farlo in maniera efficace? Parlare ai ragazzi della mia età con il punk hardcore è abbastanza difficile. È molto difficile. Come ti approcciano quindi magari i tuoi compagni di classe, i tuoi amici, quando dici guarda, io ho questo progetto, si chiama Se quelli morti, al di là del fatto che ci sia mio papà, noi facciamo questa musica, qual è la loro reazione? Indifferenti, non li ho mai, cioè, nel senso, ci seguono sui social, magari mettono like o cos'altro, ma ascoltare non hanno, penso che non abbiano mai ascoltato. Ecco, questa è un'altra cosa. Neanche per curiosità, dici, cioè, no? No, sbaglio. Magari forse lo volevamo conoscere, esatto. Forse due, un paio magari. E quindi anche quando tu ti presenti con la maglia di Disco Mostro, eccetera, cioè non c'è nessun tipo di interesse. No, zero. Sei fortunatissimo che lui sia venuto su così. Sì. Nonostante appunto il papà. A scuola poi appunto va sempre con le maglie dei Misfits, di Disco Mostro e quant'altro.
Però, sì, che poi non ascolta solo quello. No, vabbè, certo, però ecco il fatto che ci sia così poca curiosità da parte dei tuoi compagni è strano, però posso capire che le cose magari vadano in maniera diversa. Ecco, invece torniamo alla generazione un po' più adulta, che è quella che sta vivendo questo periodo, secondo me, terribilmente entusiasmante di un punk italiano. Per tanti motivi. Poi ovviamente magari andremo a toccare anche gli altri progetti nei quali siete coinvolti, però è un momento veramente molto entusiasmante del punk italiano. Cioè, c'era stato il grande squad degli anni 90. Parliamo delle nostre generazioni, perché forse gli anni 80 li abbiamo vissuti poco o quasi niente. Negli anni 90 torna il grande punk revival dall'America, l'Italia comincia a rivivere, tante band, tutte notissime che non stiamo a nominare. Gli strani anni 2000, con il punk che arriva in classifica attraverso delle forme un po' pop, come i Finlay o cose di questo tipo. Poi una fase di grande complessità dovuta al 2006, l'esplosione del rap, cambiano le priorità a livello di comunicazione di realtà alternative, e adesso, cazzo, c'è tanto, finalmente, di nuovo, di italiano, tanto. È forse anche un po' perché vi siete sentiti e visti in buona compagnia che avete deciso di portare avanti questo progetto, o semplicemente avete detto noi comunque andiamo e vediamo se qualcuno ci segue o se troviamo degli amici lungo la strada? Sì, diciamo che è più la seconda, Andrea, perché comunque almeno io suono da tanti anni e non mi sono mai fermato, e i generi che ho suonato sono sempre questi. Tu anche lo stesso, quindi indipendentemente dal contesto, che mi trovo d'accordo, nel senso che anche secondo me in questo momento ci sono tante band, e se posso permettermi, anche il livello, secondo me, proprio tecnico e compositivo si è alzato tanto. Io mi sono trovato davvero, raga, a comprare dei dischi di artisti italiani. Per me il punk italiano, a parte rarissimi casi, era sempre stato un qualcosa al quale mi approcciavo con grossa parsimonia. Invece adesso ne sento la voglia, anche perché è cambiato, forse, come dicevi tu, proprio anche la scrittura, l'arrangiamento. Cioè, è proprio un bel momento. E poi mi sembra che ci sia meno paura di uscire dai binari. Bravo. No, quindi si osa un po' di più. Mentre un po' di anni fa, secondo me, era tutto molto più settoriale, che è una cosa che ammazza la musica, no? L'avere il paraocchi, no? C'era più polizia. Adesso non è più così. Per fortuna, il catechismo non c'è più, per fortuna. Ci sono tanti gruppi e c'è tanta qualità, si rimane sempre nella zona d'ombra. Sì, una zona d'ombra che però, secondo me, qualche soddisfazione se l'è tolta in questi anni. Poi tu sei arrivato con la felpa di Blue Brigade, abbiamo visto gli ultimi nelle colonne sonore delle serie TV di Netflix, ovviamente complice una generazione che adesso finalmente si sta sedendo anche un po' nella stanza dei bottoni, perché se a un certo punto un fumettista come Zero Calcare, classe 1983, con un vissuto di un certo tipo, ha un successo paritario a quello che era quando eravamo ragazzi noi, Berlin 9215, sì, è chiaro che cambiano le dinamiche e c'è spazio un po' per tutti. Però davvero il livello compositivo si è alzato. Questo come ha influenzato il Secoli Morti, soprattutto nell'ultima pubblicazione? Cioè, vi ha fatto un po' da stimolo per dire ok, forse possiamo usare qualcosa anche noi che non avevamo usato fino ad adesso? Allora, se l'ha fatto, l'ha fatto indirettamente, perché comunque almeno la mia idea, suonando comunque dei generi che adesso, senza farla troppo, troppo lunga, comunque un minimo sono ripetitivi, no? Sì. Un pochino, no? Dai, senza... No? Ma sì, dai, sì, sì. Diciamoci la verità. Rispetto a Ramon Score Sì, no, certo, qua è certo. Però, assolutamente. Quindi l'obiettivo è sempre stato, almeno quello mio, con tutte le band in cui suono, quello di cercare di non ripetermi troppo, quindi di non fare un disco uguale all'altro. Quindi questo disco qua, secondo me, è la naturale evoluzione di quello che è stata la band dall'inizio a oggi. Quindi questo percorso qua ci sarebbe stato in qualsiasi contesto ci fossimo trovati. Sì. Okay, quindi non si sono bruciate le tappe semplicemente perché c'è stato più movimento in giro. Cioè, io devo dirti che... Credo di no, però... Okay, però... Poi cerchiamo sempre di fare cose diverse, cioè uguali ma diverse, senza allontanarci troppo da,
da quelle che sono le nostre radici, che poi non riusciremo neanche ad allontanarci anche volendo, perché la cosa che ci piace fare è questa. Certo, certo. Sanguina, un disco importante con un messaggio ovviamente molto forte. Quali sono stati i primi brani che avete scritto per questo disco? E se sono stati determinanti per poi il resto del disco, per dare proprio una direzione, un input, una strada? Beh, il primo si può dire, è stato proprio Sanguina. È stata scritta ancora prima che... Sì, non era ancora uscito il secondo disco, già esatto. Scritto questa. E sì, sì, diciamo che quando l'abbiamo scritta abbiamo detto, beh, questa non è male, quindi cerchiamo di mantenere questo livello. Sì, abbiamo più o meno lavorato in questa direzione. Quindi voi siete una band che preferisce tenere un disco con un sapore di un certo tipo ed eventualmente variare in quello successivo o rispetto a quello precedente, o comunque siete molto liberi anche sotto il profilo del... La seconda. Ok. No. La seconda, anche se finora è successa forse la prima, no? Okay. Perché effettivamente, no, sì, a essere onesti... Io vi conosco, ho sentito i vostri album, sì. In rapida successione ho sempre visto che c'era, diciamo, un core, no? Sì. Nel songwriting, che pian pianino, disco per disco, si evolveva. Questo è un disco che a me ha convinto tanto. Grazie, bene. Mi ha convinto, soprattutto bella anche la registrazione, belle gli arrangiamenti, bella la produzione. Quali erano i dischi che ve l'avete portati in studio? Vediamo se lo indovini. Allora, dai, è facile. Vabbè, sì, da un lato il fatto che non ci siano tutte queste ottavone gigantesche ti toglie dallo spauracchio dei Rise Against, di solito sì, il disco giusto. Che si porta in studio. No, via. Ce l'ha un po' tolto. Allora, io devo dire che se dovessi guardare a un disco italiano, guardo a Cinemeto dei mm-hmm. ultimi, che ha un intreccio voce-chitarra, secondo me molto bello. Poi non so se è stato un qualcosa che avete guardato anche voi, proprio perché quel bilanciamento a me dava sia una sensazione comunque molto californiana, con le chitarre molto aperte, sì. Cranciose, sì. Alla Orange, zanzarose, no, zanzarose quasi. Quanto basta, però quella pasta che sì. Solo la linea melodica italiana ci consegna. Quanto sono lontano? No, ci sei, perché comunque è quello con un po', sì, californiano anni... fine sì, 90 californiano, però fatto all'italiana, secondo me, con gli spaghetti, con gli spaghetti, il californiano con gli spaghetti, cioè, non definisci può, io non me la sento quando lo ascolto, non me la sento di dire che è simile a un, cioè lo ricordo no, un vabbè. Po', ma siamo lontani da quello, non lontani nel senso che no, però in maniera negativa. Sì. Però è una cosa diversa, cioè ho fatto l'esempio degli spaghetti, è come se vai là a mangiare gli spaghetti, no? Li faranno sicuramente diverso. Però avevamo un'idea precisa di quello che volevamo, e infatti abbiamo affidato il lavoro di mix e master a Totonno dei DAF, perché volevamo più o meno quel tipo di sound lì, no? Quindi sai, anche il loro sound si rifà molto a... Ai NoFX, certo, sì. quella gli piacciono? No. Come sound, sì. Io mi riferivo non solo al sound, ma a tutto, anche la scrittura, gli arrangiamenti. Sì. No, però sai, è sempre importante quando si entra in studio portare il classico disco reference, sì. No? Perché aiuta almeno a capire lontanamente dove si vuole arrivare. Poi ovviamente ci sono tutte differenze del caso, differenze di budget, questo non c'è ombra di dubbio rispetto sì, certo. Ai dischi che amiamo. Però ecco, quello è sempre una scelta abbastanza importante in quella fase. Siccome questo Sanguina l'avete scritto addirittura durante il secondo disco, mi immagino che ci sia già qualcosa di pronto per il prossimo o non ancora? Beh, qualcosina. Chi è che scrive di più qua? Lui. Tutto. Praticamente tutto lui. Tutto. Ok, quindi voi... Noi siamo operai della musica. Sì, esatto. Stupendo. No, beh, allora, quando io non riesco a mettermi lì e dire vabbè, adesso scrivo un disco, no. Quando c'ho in mente qualcosa e poi la mettiamo lì, cioè. Poi dopo un tot di tempo tiriamo fuori, cioè, vediamo cosa c'è lì e ci rimettiamo al lavoro. Ogni tanto ti capita di dare degli input a tuo padre nella scrittura per dire, non so, mi è piaciuto sto disco, perché non proviamo a scrivere qualcosa di questo tipo? O perché non proviamo, visto che sei batterista, a stare su determinati BPM che magari
non ci sono mai stati nelle vostre produzioni più recenti? Capita di fare queste richieste? No, richieste proprio in particolare no, però magari quando faccio sentire qualcosa che di suono non ascolta, o magari anche qualcosa che ascolta, io quando mi fisso con una cosa l'ascolto fino a quando mi stanco, e quindi anche lui automaticamente l'ascolta e sicuramente prende qualcosa anche da, ahimè, sì, da quello che... in questo senso le dinamiche sono ancora forse un po' quelle di quando era più piccolo con certe cose, però è normale, ci entusiasmiamo così. Dal punto di vista dei live, ho visto che sarà un ottobre che vi porterà un po' in giro, stavate comunicando delle date proprio qualche ora fa anche quest'oggi. In quest'ottica, secondo voi, quanto è bello? Allora, se dal punto di vista dei dischi abbiamo capito che avete comunque portato avanti il vostro progetto, eccetera, eccetera, però siete in buona compagnia. Dal punto di vista del live, essere in buona compagnia fa tutta la differenza del mondo, perché significa che poi non siete più soltanto voi a portarvi sulle spalle il peso di una serata, ma potete condividerla. In questo senso, i Secoli Morti hanno trovato una zona di comfort per i live o delle band con le quali gli piace magari condividere il palco più spesso? Beh, sì, un po' con tutti, cioè, a noi che piace... Che risposta andreottiana! No, allora... Presidente! A noi piace più... Allora, io dico sempre, quando andiamo a suonare, la prima cosa che chiedo io non è se ci sono i soldi. Io chiedo, c'è da mangiare, da bere? Cosa ci danno da mangiare? E poi, cioè, ogni tanto ci chiedono... ma mangiate, volete un tavolo dietro al palco, e voi mettete in mezzo alla gente, ma secondo te? Quindi facciamo sempre amicizia, ci vengono con tutti, quindi sì, no? Sì. Certo. No, però a livello di band oggi c'è una bella proposta, c'è un bel circuito, e certe cose sono un po' più rapide rispetto a come lo facevamo qualche anno fa. Io ho ribeccato degli amici con i quali suonavo nel 2003 e mi ricordavo la fase dell'andare in posta, spedire il disco, telefonare ai locali negli orari nei quali non ti rispondevano mai, eccetera, eccetera. Oggi forse è un po' più rapido, credete che anche le nuove realtà che siano nate, anche a livello promozionale, cioè Motor City secondo me è una bellissima realtà, un po' aiutino a velocizzare determinate cose? Allora, aiutano, sì, e poi un'altra cosa che aiuta a velocizzare il tutto, secondo me, è proprio la minor settorialità. Cioè, a noi spesso suoniamo in serate dove non ci sono altri gruppi che fanno hardcore, per fortuna, voglio dire. Ma perché anche io stesso, da spettatore, cioè, preferisco andare a un concerto dove ci sono 3-4 band, ognuno con la sua proposta, piuttosto di vedere... Una volta non era così. Tutti uguali, se no non va bene. Quindi adesso è anche più facile, non lo so, creare quel legame un po' più, no? Cosa dici tu? Sì, no, è vero. Un po' più svincolato, un po' più, esatto. Una volta. Esatto. Certo. Beh, tu ti trovi anche spesso in situazioni nelle quali quasi nessuno suona in duo, quasi nessuno propone delle cose folk original da un certo punto di vista. Quanto è difficile gestire i due progetti contemporaneamente? È terribile, Andrea. È terribile. No, non è vero. Se avessi un cervello normale, ti direi che vabbè, sono due band, no? Non è che sia tutto sto lavoro. Sì. Ma io mi divento abbastanza veloce. Sì, esatto, velocissima. Siamo in due, quindi... Esatto. Cioè, ma io mi dimentico le cose, quindi prendo date che poi... Non è vero, sto esagerando. Finora è andato tutto liscio, abbastanza. Sì. Devo ringraziare i miei compagni di band e l'altro compagno di band. Quindi finora è stato tutto gestibile. Spero che lo sarà per sempre, che loro non si stanchino di me e Enrico non si stanchi di me dall'altra parte. Quando succederà, vediamo. Beh, però sono andate molto bene anche su quel versante, direi. L'ultimo anno avete veramente suonato tantissimo, in tante situazioni diverse. Sì. Quanto ti dà fastidio che non abbiano la batteria? Tantissimo. Neanche il basso. Non posso vederli. Strumento inutile. Esatto, per questo che poi si creano queste coppie. No, beh, però davvero io vi ho visto suonare tanto quest'anno, quindi è stato molto bello anche vedervi in contesti molto diversi. Credi che l'hardcore quando lo vivevamo noi negli anni 90 era un po' quella mosca bianca in un contesto di punk hardcore californiano con la mega squad di Epitaph e Fat Records? Arrivava sempre una band hardcore
che spaccava il culo e dava pugni in faccia a tutti, e poi quasi nessuno se li cagava più e tornava dai Leg Wagon, eccetera, eccetera. Sì. Oggi è un po' cambiata la cosa, forse anche perché abbiamo citato Motor City, è obbligatorio citare Venezia Hardcore come un'altra delle eccellenze degli ultimi anni, cioè percepite che ci sia stato creato un ambiente anche per quel genere musicale, più di una volta, al di là delle serate a tema che ci sono sempre state, centri sociali, eccetera. Sì, esatto, stavo per dirtelo, se togli quel no, quel sotto quel contesto lì, sì, sicuramente è così. Tu hai citato il Venezia Hardcore, dove non so quante band suonano lì. Boh, non lo so. Tanto. E sì, un sacco fanno generi di quel tipo lì, quindi... quindi distruggi la bassa, cioè ci sono tanti contesti belli, differenti, movimentati. Sì, prima forse era più incentrato nei centri sociali, sì, e basta. E poi era serata singola, io mi ricordo, sì, che era sempre serata one shot, no? Serata core, sì, sì, sì. E durava quella sera lì, e poi magari non tornava per un anno e mezzo perché le band non si trovavano. E tipo forse nelle feste all'aperto, per feste estive, era quasi impossibile trovare una band hardcore, certo, sì, suonava solo determinati contesti, quelli che facevano il cane negli anni 90, che potevano coinvolgere anche le ragazze nel ballo, erano un filino più agevolati. Poi ovviamente le cose sono cambiate. Edo, tu quando vai a un concerto, che cos'è che guardi? Cioè, cos'è che ruba e cattura la tua attenzione? Al di là, ovviamente, dare la risposta più sincera che posso dare. Cioè, al di là del batterista, che ovviamente, cioè, tuo papà, hai avuto la fortuna che ti ha portato un sacco di concerti, perché tuo padre è uno che compra tanti biglietti. Ti ha portato a tanti concerti, e in quei concerti che cos'è che, al di là, ripeto, della batteria, cattura subito la tua attenzione? Sono più le canzoni, la presenza scenica della band, l'eventuale visual, e quindi il contesto scenografico, il pubblico come risponde? Cos'è che proprio all'inizio dici, cazzo, mi sta piacendo questa cosa qua, perché c'è questa roba? Come si comporta uno sul palco. Okay. Se principalmente il frontman si deve comportare, cioè deve invogliare tutti ad essere contenti di essere lì, cioè di guardare te. Ok. E, se sei su e suoni giusto per suonare, perché è così, non è... cioè io prendo, vado via, non lo guardo. Guarda, nelle semplicità di questa risposta hai detto un qualcosa che tante volte in questo genere si dimentica. Quante volte abbiamo visto, soprattutto nell'hardcore, le classiche band maciste che arrivano, no? Ti fanno vedere quanto urlano, quanto si arrabbiano. Si arrabbiano perché non c'è il coinvolgimento sotto il palco, no? E quindi lo show dei terror diventa meno interessante se non c'è casino sotto il palco e il cantante si incazza, mentre certe volte basterebbe veramente un po' più di condivisione, cioè one thing, one family, si usavano questi una volta. Se non dimostri tu di essere coinvolto, il pubblico, certo, secondo me, se non sei convinto te, devo essere convinto io. Assolutamente no, assolutamente no. Quindi allora, coinvolgere il pubblico in maniera assolutamente importante. Guardare i batteristi, perché, sì, perché sono validi. Dai, prova a farmi una tua top 3 dei batteristi migliori, secondo te. Vai. È troppo difficile, vabbè. Travis Barker, vabbè, sicuramente. Poi... ancora, torna Travis Barker, nonostante... No, non esce mai. Le generazioni... sempre lì. Poi Jay Weinberg. Ok. E il terzo, non so. Non so che forse se avessi quando eri piccolo, posso dire che gli piaceva, non era piccolo. Dai. John Bonham, vabbè. Sì, però c'è, cioè, anche tuo padre, guardate, cioè. un'idea, vedi, se avessi qualche anno in più noi ti faremmo la classica domanda: qual è il tuo batterista preferito nei Bad Religion? Andava a definire che tipo di ascoltatore eri dei Bad Religion. Credo che però in verità a me i Bad Religion non piacciono. Sì. Quale sirene le sento già. Sì. sotto adesso si interrompe. Esatto, bruceranno i dischi. Bravo, mi piace questo coraggio. Bravo, bravo. Va premiato. Oh, fanculo i Bad Religion. No, rispetto. No, fatica. Però va bene, mi piace. Scritto la prefazione al libro. No, però... certo, sì, no.
va bene lo stesso, okay, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Mentre voi, raga, cosa, in tanti anni di ascolto, oggi che cos'è che trovate stimolante? Magari anche uscendo dal genere, cioè proprio un songwriting che vi è piaciuto, un disco che vi ha convinto e che magari poi non si traduce minimamente in quello che sono i secoli morti, ma si aggiunge alla vostra libreria. Ma allora, stando nel genere, vabbè, i Bull Brigade che hai citato sicuramente, anche i Madbeat e gli Scheletri, sempre di Torino, tutti e tre per... Tutto lì, è vero, non so perché. Madbeat c'è anche la quarta cunense. È vero. E fuori dal genere ci devo pensare un attimo. Ok, voi? Io dico i Menagramo. Che schifo, che band di merda. No, è vero. E poi, vabbè, è una domanda difficile perché io salto di qua e di là. Siamo visti in tanti contesti e concerti mega differenti. Ecco, guarda, ti faccio questa domanda. Il concerto che hai visto tu e al quale non può o non potrà assistere Edo, che dici, caspita, quello mi spiace proprio perché sarebbe stato un contesto nel quale avrei voluto vedere e portare mio figlio. Allora, per esempio, come si chiama? Teste vuote o Sarotte? Lì è stato mica male, ma perché, vabbè, ero anch'io un ragazzino. Potrebbero ancora, potenzialmente, per qualche mese suonare ancora quasi tutte le band del Teste vuote o Sarotte. Sì, esatto. Poi, vabbè, il concerto dei Sex Pistols a Torino, okay. La famosa reunion, anche lui c'era nel pancione. Però. Ok. Perché lì posso era... dirlo io? Vai. Che dispiace a me. Vai, certo. Di non aver mai visto gli Scrooners. Ah, te lo dico. Un papà. Sai che risate. Sì. Io te che ridiamo. Beh, lui tra l'altro avrebbe potuto, ha potenzialmente vissuto dal pancione, due diverse reunion dei Sex Pistols. Noi abbiamo vissuto quella degli anni 90, di metà anni 90, lui ha vissuto quella degli anni 2010. No? Quindi... Sì. Quindi sì, era il 2008. Sì. Quindi ma gli Scrooners li hai visti? No. Sì, non gli sei mai venuto. Io una volta ero a un concerto vostro c'era e lui. C'era lui nel passeggino. Te lo ricordi magari. Può essere. Però sai quanti concerti non ci ricordiamo noi, pur essendo ben lontani dagli anni del passeggino? Questo te lo posso assicurare, lo possiamo assolutamente assicurare. Next step per i secoli morti, dai, droppiamo un po' di date se ce ne avete, se ve le ricordate. Vai, droppa. Tu che hai la memoria, dai, sei giovane, hai ancora tutto il cervello. Quella qual è l'ultima? Quella di novembre. È quella lì. No, prima ce n'è un'altra. Ce n'avete un'altra, mi pare. Lo sa lui, non lo sei te. Non me la ricordo. Sa lui, viene a suonare lui allora, basta, stai a casa. No. Non me la ricordo. Dai. Il 26. Ah, a Lugano. 6 ottobre a Lugano. Ah, me la ricordo allora, vedi. Il 25 di novembre a Prosecco. Questo te lo ricordi, questo nome? Questo me lo ricordo. Come mai? Come mai te lo ricordi? Poi suoniamo a Cosenza, il 9 dicembre. Il nostro amico Toton. Bello, tutto giusto. È più facile o più difficile trovare date, secondo voi, adesso? Prima dicevamo che è vero, si sono velocizzati le metodologie, quasi tutti i locali hanno un profilo Instagram, e allora magari capisci subito se ti rispondono o non ti rispondono, però da un certo punto di vista, secondo me, si sono anche proprio accorciate certe dinamiche, certe distanze rispetto a una volta. L'epoca che forse noi non abbiamo vissuto, dei centri sociali dove ti chiedevano i testi, sì, più che il disco, sì. quella ovviamente non c'è più. Oggi in che senso secondo voi viene attenzionata una band nel momento in cui c'è da chiedere una data, da chiudere una data? Domandone questo. Io sono sempre stato negatissimo a cercare le date, è una cosa che, a parte che in generale che occupa principalmente Ruggero, devo dire la verità, okay, Ruggero, okay, di okay. Professional Punkers, okay. C'è da dire che il percorso, okay. Che salutiamo, ciao Ruggero, ciao Rugge, dove che sei? Il percorso della band ha fatto sì che adesso sono più le richieste che arrivano bene che quelle che vengono da noi. Non è italiano, ma si è capito. Sì. La tua domanda era, non me la ricordo più, com'era la domanda? No, l'idea che fosse effettivamente un po' cambiata la dinamica rispetto a una volta, anche nella selezione delle band. Cioè, prima veramente, soprattutto se facevi hardcore, i testi venivano passati, sì, certo. Veramente tipo Riss,
perché bisognava, e oggi per certi versi ovviamente con determinate tematiche che sono ovviamente importanti alla portata di tutti, forse c'è ci dovrebbe potenzialmente essere un'attenzione maggiore nei confronti dei testi, soprattutto delle band hardcore. Non lo so, voi che idea avete? Ma tu perché lo chiedi, se posso chiedere? Cioè, no, tu hai notato che... perché mi capita ogni tanto di ascoltare delle cose che non mi sembrano tanto che 2023. Ti dici, cioè, dove ci sono ancora dei testi un po'... poco inclusivi, usiamo i termini che ci sono oggi, un po' poco inclusivi, un po' poco fluidi da un certo punto di vista, e siccome io ho sempre pensato che questo genere debba essere un genere senza barriere, certe volte mi ritrovo ancora con dei discorsi, con delle uscite, con dei dischi. Ne parlavo l'altro giorno con una che sicuramente è una nostra comune amica, che si chiama Marion, ma non voglio citare la band. Ciao Marion. Ci sono delle band con dei testi e con un modo di presentarsi, secondo me, un po' poco 2023. Forse io e te ci siamo capiti, però. E non ancora, in verità, cioè, però diciamo poi te lo diciamo, sì. Ma band giovani o band del passato? Che... Medio. Medio. Però ecco, forse oggi voi sentite la necessità di quell'attenzione un po' di più nei confronti dei testi, cioè che ci sia veramente inclusività, che ci sia veramente fluidità. Ti dico la verità, Andrea, dove nei contesti dove capitiamo a suonare o anche da spettatore non mi è capitato di notare quello di cui mi stai parlando te. Okay. Quindi, per fortuna. Quindi se ti dovessi dire se sento la necessità o meno di questa cosa, ti dico di no, ma perché per fortuna non l'ho notata. Quindi questa è una cosa... Questo è un dato positivo. Dato positivo. Però il fatto che tu l'abbia notata forse fa... Qualcosa c'è ancora, ma magari ecco, è più una sensazione mia. È difficile ovviamente parlare di determinate cose, soprattutto il punk è sempre stato un genere molto veloce, molto schietto. Il fatto di dover fare un secondo ragionamento tante volte sui termini che usi nel linguaggio comune è un po' più complesso, però fa parte, credo, dell'evoluzione della cosa. Secco di Morti, una band assolutamente da vedere dal vivo, una band assolutamente da ascoltare. Per chi ci seguirà in post, link in descrizione per andare ad ascoltare la band. Ragazzi, per me è un piacere in generale avervi qui. Adesso apriamo il libro del come si fa a fare il papà, io comincio a prendere nota sia degli aspetti positivi che degli aspetti negativi. E vi auguro assolutamente tutto il meglio. Il progetto è super figo. I progetti che vi coinvolgono sono super fighi. Grazie. Quindi, insomma, grazie. Se avete bisogno, Roxville è anche a casa vostra. Grazie, e grazie a voi che ci avete visto e che ci vedrete. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Yeah.